Ciao ragazze, benvenute o bentornate qui sul mio canale. Oggi nuovo video e sono veramente emozionata, onorata, grata, felice. Metteteci tutto quello che volete di fare questo video perché uno dei miei piccoli sogni si è realizzato. Qualche giorno fa mi è arrivato un regalo da parte di Charlotte Tilbury. Subito non ci credevo e poi quando ho realizzato mi sono sentita veramente fiera di quello che faccio e quindi niente. Ho deciso di fare un video in cui proviamo insieme alcuni dei prodotti più iconici di Charlotte Tilbury che non ho mai provato perché io di Charlotte ho solamente un rossetto ma non ho mai provato nulla, null'altro. Come vedete ho già fatto la mia base, ho applicato fondotinta correttore cipria e ho bisogno di dare un po' di colore al viso. Quindi io direi di partire immediatamente, non vi andrò a mostrare tutti i prodotti che mi sono arrivati perché verrebbe un video lunghissimo. Se volete vedere l'unboxing lo trovate su TikTok o sulle storie in evidenza di Instagram, quindi comunque potete vedere tutto quello che ho ricevuto da parte di Charlotte Tilbury. Ci tengo a ringraziare infinitamente anche l'agenzia Ready to Fly perché sono loro il tramite che mi ha permesso di ricevere questo magnifico pacco. Prima di iniziare vi ricordo, se non volete perdervi tutti quanti i miei prossimi video dedicati al make-up e non solo, iscrivetevi cliccando il tastino rosso qui sotto, è assolutamente gratuito, ma per me conta davvero tantissimo, quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Basta parlare perché dobbiamo iniziare a provare i prodotti Charlotte Tilbury, quindi iniziamo subito. Tra l'altro questa è una delle poche volte in cui mi faccio degli appunti perché vi parlerò di un brand molto costoso e quindi ho voluto conoscere al meglio i prodotti prima di andare a utilizzarli. Partiamo dal primo prodotto che andremo a utilizzare insieme, che è questa palette, la Face Sculpt and Highlight Film Star Bronze and Glow. È una palette che contiene un bronzer e un illuminante. Mi hanno inviato purtroppo la tonalità medium deep, quindi penso che sarà un pochino troppo scura per me. Però proviamo le formule e nel caso si potrebbe pensare di andare ad acquistare la versione light to medium. Questa qui è il pack, guardate che spettacolo. I pack di Charlotte Tilbury, ragazze, sono qualcosa di magnifico, vi lasciano senza parole. E all'interno abbiamo queste due polveri, qua sotto c'è lo specchio ovviamente. Abbiamo una polvere che fa da bronzer e una polvere che illumina. Allora, per quanto riguarda il bronzer, forse può anche andarmi bene la tonalità. Per quanto riguarda l'illuminante, non è una delle mie tonalità preferite, ma andiamo a provarli. Il bronzer è leggermente satinato, leggevo sul sito, però non contiene alcune particelle shimmer, quindi non dovrebbe essere uno di quei bronzer che contiene proprio glitter. Per quanto riguarda invece l'highlighter, contiene la tecnologia Light Flex che praticamente cattura la luce e la riflette e in più, ve lo leggo, contiene delle perle elastomeriche, credo si dica così, che fanno in modo che sia più omogeneo sulla pelle, quindi promette bene. Andiamo a provare prima di tutto il bronzer e poi andremo a provare anche l'illuminante. Ne applico un pochino anche sulla fronte per dare un po' più di tridimensionalità al mio viso e anche un pochino nel collo. Beh, devo dire che la tonalità, se presa in poca quantità, può andare bene anche su di me, nonostante io abbia una pelle molto molto chiara, come vedete. Molto molto bello, beh, devo dire che si è sfumato praticamente da solo, si è fuso completamente con la pelle, questa cosa mi piace. Ed è leggermentissimamente satinato, però pochissimo, cioè mi piace. Sapete che io non amo le cose troppo luminose, ma devo dire che questo per me è al limite ed è veramente bello. Ok, abbiamo scaldato il nostro viso, non vado ad applicarne di più perché non voglio che si crei troppo troppo contrasto tra la base e il bronzer. E ora passiamo al blush. Andiamo a provare insieme uno dei blush più famosi, più iconici di Charlotte Tilbury e quando l'ho aperta è stata veramente un'emozione. Ossia, andiamo a provare il Cheek to Chic, credo si dica così, Swish and Glow Blusher. Questo qui che mi è stato inviato è nella tonalità Pillow Talk. Questo qui è il pack, veramente magnifico. E praticamente, li avrete già visti sicuramente, è un duo di blush, uno più chiaro e uno più scuro. All'interno della gamma trovate anche la versione contraria, quindi quello più chiaro all'esterno, quello più scuro all'interno. E questo qui è un blush leggermente satinato che potete andare a utilizzare in diversi modi.
Potete prelevare solamente quello esterno e applicarci sopra un pochino di quello luminoso, oppure potete fare un mix, cosa che credo andrò a fare io, per creare già un blush leggermente luminoso. Anche lui, se non sbaglio, contiene la tecnologia Light Flex, sì, infatti me l'ero segnata, che praticamente cattura e riflette la luce. Andiamo a provarlo e appunto io penso che farò un mix, preleverò un po' di entrambi e lo andrò ad applicare, vediamo com'è. Ok, ho applicato anche il blush. Allora, una cosa è certa, si fonde perfettamente con il bronzer, guardate, è tutto sfumato molto molto bene e non ho dovuto nemmeno insistere, cioè si sfumano proprio quasi in automatico, luminoso al punto giusto. Devo dire che andando verso l'estate, in cui un tocco di luminosità in più secondo me ci sta, è molto molto bello e mi piace tantissimo. Ovviamente potete anche andare ad applicare solamente la parte esterna per avere un pochino meno luminosità, però bellissimo. Mi piace molto anche la tonalità, perché devo dire che è una tonalità molto elegante, molto fine, non è pacchiana. E una cosa che mi piace di entrambi i prodotti è che la pigmentazione non è elevata da subito. Perché lo preferisco? Un conto è gli ombretti, dove vogliamo subito pigmentazione, un conto sono i prodotti viso, che vanno sfumati e se ne applica troppo si rischia poi di creare dei contrasti troppo forti. Quindi anche il blush, nulla da dire. Ritorniamo un attimo sulla palettina di bronzer e highlighter e andiamo a provare questo illuminante, che io spero non sia così aranciato. Ho visto l'illuminante della Light to Medium, è stupendo, almeno così da vedere, però insomma noi abbiamo questo, proviamo questo. Provo ad applicarlo con questo pennello di Real Technique, che è un pennello a ventaglio, e andiamo a vedere. Illuminante applicato, non so se riuscite a notare un po' l'illuminante. Allora, sicuramente è un illuminante molto molto leggero, confermo il fatto che sia, come dicono, veramente leggerissimo e omogeneo, perché quasi non sembra, cioè sembra quasi proprio la mia pelle. Contiene un piccolo sottotono un po' troppo aranciato per me, quello della medium to deep, però forse è un illuminante che proprio vedo per tutti i giorni, perché come vedete non è di quelli super super sparaflesciosi, che sono un po' esagerati. È un illuminante molto fine ed elegante ed è veramente sottilissima la formula, quindi per me è promosso. Comunque la mia base è stupenda. Se vi interessa, come fondotinta ho utilizzato il Super Stay 30 ore Active Wear di Maybelline, però come vedete contour, blush e highlight si sono fusi completamente insieme e sono polveri molto molto leggere e molto molto sottili. Per me per il momento è tutto promosso. Vado a settare la mia base, che sto amando, così possiamo passare agli occhi. Passiamo agli occhi, abbiamo da provare una delle famosissime Luxury Palette. È un quad, quindi quattro ombretti. Mi hanno inviato la variante Pillow Talk. All'interno di quella che mi hanno inviato abbiamo queste quattro tonalità. Contiene anche lo specchio e questa qui è la palette. Beh, devo dire che hanno scelto qualcosa che su di me può assolutamente andare. Sono due ombretti matte tendenti un po' al rosa, uno shimmer rosato e un altro mi sembra satinato un pochino più chiaro, che secondo me va bene come punto luce. Allora, sicuramente non è una palette che uno acquista per fare tanti look, perché per ovvie ragioni avete poca scelta. Però se vi innamorate di questa combinazione di colori e di questo gioiellino, che costa ben 50 euro, sicuramente potrete sfruttarla tantissimo. Vi faccio un esempio: trovate un look che vi dona, facile da realizzare e magari adatta a tutti i giorni, quindi non troppo forte, non troppo strong, potete utilizzarla veramente quotidianamente. Ed essendo così portatile, perché no, anche in viaggio. Quindi noi andiamo a provarla immediatamente. Quello che andrò a fare, ve lo dico già così poi procediamo, sarà applicare quello più chiaro nella piega e questo che rimane comunque molto chiaro all'esterno. Andrò poi ad applicare sulla palpebra questo qua più rosato e come punto luce quello più chiaro.
Ho applicato il rosa più chiaro come colore di transizione, sicuramente molto molto chiaro, quindi fate attenzione se avete magari la pelle un pochino più scura della mia, potreste magari andare a optare per un'altra scelta, perché come sapete ce ne sono tantissime di quad. Noto che in questa zona mi ha fatto un pochino di fallout, che ora cercherò di andare a tirare via con il mio pennello della Cipria. In questo modo, però devo dire che la formula si sfuma molto bene, si lavora proprio da sola, non sono quegli ombretti che non riuscite mai a sfumare. Il colore è super super omogeneo, diciamo che non sono impressionata, nel senso che per il prezzo sicuramente potete trovare anche altre formule che lavorano così bene. Vado a prelevare il marroncino più scuro e lo applico all'esterno della mia palpebra picchiettando. E poi lo vado un attimo a sfumare anche nella mia piega per andare a dare una tridimensionalità al look. Nella rima inferiore con un pennello a penna vado ad applicare quello più scuro, perché l'altro secondo me è estremamente chiaro. E lo porto anche verso l'esterno. Avrei preferito, per i miei gusti personali, un colore un po' più scuro al posto di questo per andare a dare più tridimensionalità al look, però credo che Charlotte Tilbury ne sappia molto più di me, quindi è solo una mia opinione personale. Ora andiamo a provare anche gli shimmer. Ho sentito dire da tantissime ragazze che hanno provato questi ombretti che le formule shimmer rendono molto molto di più se applicate direttamente col dito, quindi vado a prelevare questo qui, rosato. Molto molto interessante. Questo qui è lo swatch e lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra. Ok, ho applicato anche lo shimmer. Una cosa è certa, questi ombretti rappresentano molto bene il brand. Cosa intendo? Per me Charlotte Tilbury è un brand estremamente elegante, fine, non diciamo di quei brand che puntano più all'extra, cioè è un brand secondo me per look più eleganti, più fini, più da signora, non so come dire quello che intendo. Questo shimmer è molto molto bello, si applica molto bene in modo molto omogeneo. Mi viene quasi da pensare però che avesse bisogno di una base. In ogni caso è molto molto bello, però se amate gli shimmer, quelli estremamente estremamente shimmer, andate altrove. Questo è uno shimmer secondo me che si utilizza anche tutti i giorni o per qualche magari particolare evento, perché è molto molto elegante, molto fine, molto femminile. Quindi questa è la mia idea. Vado a prelevare questa volta col pennello perché non riuscirei senza quello più chiaro e lo vado ad applicare come punto luce centrale. Ok, direi che per quanto riguarda il look occhi ci fermiamo qui. Allora, a proposito di questa palette, io devo tenere in considerazione comunque che la pagate 50 euro. Sicuramente pagate un po' anche il brand, il packaging, quello che c'è dietro, però se dovete comprarla per la qualità degli ombretti, secondo me a questo prezzo c'è di meglio. Resta il fatto che gli ombretti sono comunque molto validi, si lavorano molto bene, però questa è la mia idea. Insomma, diciamo che io forse tra tutti i prodotti che ho provato finora è l'unico che sarei un po' scettica nel comprarlo, perché comunque 50 euro per 4 ombretti non è poco. Mi piace tantissimo averla, è veramente un gioiellino e da avere nella collezione sicuramente fa la sua scena. Se la comprate per la qualità degli ombretti, forse potete comunque trovare di meglio. Sono comunque molto validi, non sto dicendo questo. Se cercate magari un look super elegante, super fine e volete una palette piccola da portare sempre con voi, allora secondo me è la scelta migliore. Niente eyeliner oggi perché voglio provare con voi un mascara e quindi voglio che si possa vedere meglio l'effetto. Andiamo a provare insieme il Pillow Talk Push Up Lashes, ovviamente sempre di Charlotte Tilbury. Questo mascara, allora vi faccio vedere intanto lo scovolino. Questo qui è lo scovolino, ve lo faccio vedere anche da vicino, che è praticamente piatto, non è rotondo, come conico, come si dice, come gli altri. Vi leggo due cose su questo mascara. Dovrebbe essere un mascara a volume intenso, lunghezza ed effetto, non so come si dice, però verticale, delle ciglia, insomma, verso l'alto.
La setola segue l'architettura delle ciglia per dare un effetto ventaglio, non sbava, non soffre l'umidità e non necessita di piegaciglia. Non andrò quindi a utilizzare né il piegaciglia né il primer, però sappiate che in un secondo momento voglio testare la differenza applicando anche un primer e piegando le mie ciglia per vedere se cambia qualcosa e vi farò sapere, però oggi lo andiamo a provare come suggeriscono loro, ossia senza fare nulla, applicandolo e basta, e vediamo se va a incurvare le mie ciglia che vanno sempre verso il basso. Allora, ho applicato una passata abbastanza abbondante del mascara, questa è la differenza. Sento che mi sto toccando sopra, no? Allora, non ho mai utilizzato uno scovolino come questo, quindi mi sono trovata un attimo in difficoltà. Mi piace perché allunga, si nota che allunga le ciglia, perché guardate la differenza, volumizza sicuramente tanto ed è extra black. Quello che non mi fa impazzire proprio a dirla tutta è il fatto che secondo me non le pettina benissimo. Forse ho sbagliato io a utilizzarlo, però trovo che le abbia un pochino appiccicate insieme. Ora vado ad applicarlo anche di là così vediamo l'effetto finale. Mi piace, l'unica cosa appunto avrei preferito che me le pettinasse un pochino meglio. Ed ecco qua ragazze, mascara applicato su entrambi gli occhi. Beh, non posso sicuramente dire che non mi piace. Continuo a pensare, forse che sbaglio io, però che sia un po' difficile pettinare le ciglia in modo omogeneo senza farle un pochino appiccicare insieme. Per quanto riguarda l'incurvatura, nel senso, sì, le incurva perché prima erano molto più tendenti al basso, non so se riuscite a notare, però secondo me un piegaciglia può comunque aiutare, quindi andrò sicuramente a provare con un piegaciglia e andrò a provare anche con un primer, poi vi farò sapere se cambia qualcosa oppure no. Diciamo che mi piace, devo riprovarlo, tenerlo su e devo anche vedere come rimane su durante la giornata, se sbava, se si rovina, se si appiccica, insomma. Devo tenerlo su un po', vi farò sapere dopo che l'avrò testato almeno 3 o 4 volte. Sono andata a passare un altro po' di spray fissante e ora possiamo passare alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, ho due prodottini da farvi vedere. Ho la Lip Cheat, che è la matita labbra nella tonalità, se non sbaglio, Pillow Talk, esatto. È una matita che va temperata, non è di quelle che la mina esce ruotando la parte inferiore della matita. Io preferisco le altre, però non vuol dire che questa non sia valida. L'unica cosa, non penso andrò a provarla oggi perché con il rossetto che mi è stato inviato secondo me non sta bene, quindi questa qui la andrò a testare. Ho provato la scrivenza sulla mano, vedete che questa è molto rosata, questo molto aranciato pescato, quindi secondo me è meglio non utilizzarle insieme. Mi è sembrata molto scorrevole, molto morbida e ha scritto subito benissimo, però appunto l'andrò a provare con un rossetto che più si addice. Mentre abbiamo da provare un vero e proprio gioiellino, di quei rossetti che proprio li tenete in esposizione da tanto che sono belli. Abbiamo da provare il Kissing Falling from the Lipstick Tree nella tonalità Nude Romance, che da come ho capito è una, non so se limited edition, però è proprio un'unica tonalità con questo pack, che è qualcosa di magnifico e ve lo farò vedere anche da vicino, e è proprio una tonalità che hanno creato in più con questo pack particolare, quindi credo sia disponibile solo questo, ed è un nude bellissimo. Questo qui è il rossetto, come sapete io ho un rossetto di Charlotte che adoro, che è un bel rosso intenso, però questo devo dire che mi rappresenta molto di più, sono molto contenta della tonalità che mi hanno inviato. Parliamo un po' di questo rossetto, è un rossetto pesca, nude, la cosa bella è che nutre le labbra, non va, almeno così c'è scritto sul sito, non va a seccare e va a lasciare le labbra belle comunque morbide, non so come dire, e ha un finish satinato. La cosa che viene detta sul sito è che non va assolutamente a fare l'effetto di labbra troppo asciutte. Sopra c'è inciso una matriosca di cuori e devo dire che questo rossetto, anche quando sarà finito, lo terrò perché il pack è straordinario. Ed ecco qua, ho applicato anche il rossetto. Allora, formula bella cremosa,
scrive da subito, non vi serve starci su 3 ore per avere il colore bello pieno. Come vedete ha un finish leggermente satinato, molto bello. L'unica cosa forse con la mascherina non è la cosa più comoda da portare. Il colore è pazzesco, bellissimo. Trovo che stia molto molto bene con gli occhi. Non va sui denti, almeno non mi sembra, e ora aspettiamo un attimo che vada a seccarsi. Però devo dire che i rossetti ne ho provati già 2, questo e quell'altro, e sono veramente spettacolari. Quell'altro che ho io è matte, però veramente niente da dire. Vado ad aspettare un attimo che si setti tutto quanto per le mie conclusioni finali. Ed ecco qua ragazze, il make-up completamente finito. Allora, devo dire che il make-up mi piace tantissimo. È un make-up molto fine, elegante, femminile, e devo dire che a parer mio rappresenta molto il brand, perché a me Charlotte Tilbury dà un'idea di eleganza, lusso, bellezza, femminilità, e devo dire che questo make-up rappresenta in pieno questi concetti. Allora, sicuramente promuovo a voti pieni 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 pieni, ma pienissimi, proprio il più pieno che c'è, i prodotti per il viso. Vorrei provare anche l'Hollywood Flawless Filter e uno dei fondotinta di Charlotte, magari in futuro ne avrò occasione, chi lo sa, però devo dire che le polveri viso sono veramente spaziali. Per quanto riguarda la palette occhi, sicuramente le formule sono valide, lavorano molto bene, sono facili da applicare e sfumare. Rimango dell'idea che 50 euro per 4 ombretti non siano pochi, però sicuramente le formule sono valide. Posso solo dirvi che a questo prezzo trovate più scelta e forse anche una maggiore qualità e pigmentazione, però sicuramente sono molto molto validi, e questa palettina sicuramente è un vero e proprio gioiello, quindi non so, probabilmente potrei anche io fare la pazzia di spenderli. Per quanto riguarda il mascara, mi è piaciuto, non mi ha diciamo lasciato senza parole, ce ne sono altri anche più economici molto molto validi. Voglio però continuare a testarlo, quindi lo promuovo, però diciamo non a pieni voti, voglio continuare a provarlo. Poi cosa abbiamo provato? Il rossetto, beh il rossetto 10, voto 10, veramente stupendo, fa un effetto molto molto bello, mi dà quasi l'impressione anche di rimpolpare un po' le labbra, non so, ditemi voi. Il colore è magnifico, ho notato che ieri mentre guardavo il sito era già sold out, pazzesco, non so se lo rimetteranno, me lo auguro perché dovete averlo, è veramente molto molto bello. E niente, questo è il make-up completamente finito. Per me è un make-up veramente magnifico. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate del make-up, fatemi sapere se avete provato mai Charlotte Tilbury, che cosa avete provato e che cosa mi consigliate di provare. Tra le varie cose che vorrei provare c'è sicuramente la cipria, di cui ho sentito parlare benissimo, e sicuramente l'Hollywood Flawless Filter, che tutti amano, quindi ci sarà un motivo. Inizierò a testare, non so quando, anche il siero, il Magic Serum e la Magic Cream, però ancora non li ho iniziati a testare, non vorrei aprirli quando ho tanti prodotti di skincare già aperti per magari poi non riuscire ad utilizzarli abbastanza quanto meritano. Io vi ringrazio per aver visto il video fin qui, ringrazio Ready to Fly per avermi permesso di realizzare questo video. Non è assolutamente sponsorizzato da loro, ma li ringrazio perché sono stati loro ad omaggiarmi di tutta questa meraviglia. E niente, vi ricordo, se non volete perdervi tantissimi altri video make-up e non solo, di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio assolutamente per la compagnia, spero di avervi tenuto compagnia anche io. Vi aspetto numerosissime nel prossimo video.